sono così lucida perché ho la crema solare addosso. Ammazza, questo è lucida. Bello fare il letto per ricoricarci sopra. Comunque ho un dilemma. No, ma c'è caldo. Guarda cosa sto facendo. Che caldo, donna. Perché? Ma è così bellino. Comunque, il mio dilemma è: io voglio andare al mare, ma mi annoio. Cioè, se ci vado dalle 7 per l'ora del tramonto, un paio d'ore si può fare. Però io vorrei fare quella cosa meravigliosa che vedo fare un sacco di gente che vanno al mare col computer e si mettono a lavorare. Però se io vado in spiaggia con la mia sdraio e il mio ombrellone che mi devo ricomprare, che mi ricomprerei, non è che mi posso portare il computer, perché che cosa succede? Tu stai buono. Che cosa succede? Che non mi posso più allontanare dall'ombrellone, capì? Cioè, non è che vai a fare il bagno o una passeggiata. Se invece stai in uno stabilimento balneare, prendi l'ombrellone, prendi la sdraio e poi le cose... è un po' più protetto, no? Dovrebbe essere. Boh, mi sembra, mi dà un'idea di protezione maggiore. Però c'è questa cosa, a parte che costerà 50 euro e non si sa se c'è posto perché è lunedì dopo Ferragosto. C'è una resistenza allo stabilimento balneare. Culturale. C'è una resistenza culturale allo stabilimento balneare. Non fatemi entrare in analisi di cui non sono capace, però sento una resistenza allo stabilimento balneare. Però, cioè, tutto il giorno al mare che... non... cioè... è noioso. E quindi... però, senti, c'è questa vaghetta, questo venticello che adesso finirà perché al mezzogiorno arriva il sole in questa finestra e quindi io devo abbassare la serranda, altrimenti... prendo fuoco, cioè questa è la cosa, chiunque abiti al sud conosce questa saggia verità della nonna che è, no, finestre aperte e sole dentro casa non si può fare, cioè, no, veramente, cioè, in realtà io ho trovato tanta gente, io ho vissuto in troppe case con troppe persone, è una legge universale del sud che... c'è il sole, bisogna creare dell'ombra e non far entrare l'aria calda di fuori per quanto possibile. Certo, non è che ti chiudi in un bunker, però in generale si cerca di evitare di tenere aperta la finestra dalla parte della casa in cui batte il sole. Cioè, a casa mia è così, cioè, non lo so. Proviamo, scrivetemi nei commenti, scrivimi tu, amico, che la pensi diversamente da me, ma scrivimi anche tu, amico, che la pensi come me, se no mi sento troppo sola. Parliamone, diverse strategie culturalmente definite e apprese per reagire alla calura estiva. Che strategia culturalmente viene trasmessa nel tuo luogo di origine? O anche no, quale pensi, presumi, perché non è mai così, di esserti inventato tu. È originale. Comunque, tergiversiamo ancora un po', così diventa luna. Dopo non è più possibile neanche uscire di casa perché c'è troppo caldo. Facciamo questa cosa, che bello, improvvisiamo. Non era progettata questa cosa, cioè io adesso devo starmene tutta la mattina a montare, a scrivere, a cose... in casa con il ventilatore che mi sta abbandonando, ma ho pensato, improvvisiamo, facciamo una cosa che non è nei programmi o vediamo come va, improvvisiamo. Cioè, c'è vento, venticello, ma c'è caldo, cioè adesso non è la crema, sono io che sto a sudare, cioè c'è un caldo caldo, c'è quel caldo caldo, è presente. Vabbè, faccio coraggio e vado a chiedere questa cosa. Non so qual è l'altra opzione. Vado in spiaggia, mi porto la mia sdraio e poi quando devo andare in bagno vado a casa. Salve, volevo chiedere se vi avanzano un ombrellone e una sdraio.
prima dormo, poi quando mi sono annoiata lavoro, però prima dormo. Vi consiglio di abbassare il volume, soprattutto se siete autistici. Scusa, sai a che ora finisce? Però non lo so. Oh. Ah, ok, grazie. Audiodescrizione a cura del servizio accessibilità quando me ne ricordo. Alla fine, risolta la questione del trapano, ho lavorato e mi sono goduta la giornata di mare, quindi ci sono io che lavoro un po' e poi una passeggiata al mare verso la riva e poi un piano verso casa. Gli occhiaie, sto andando a fare la trasfusione, non so quante ce ne saranno, io spero una perché ne vorrei fare due prima di partire per la Sardegna, e se ne faccio due oggi non è detto che me ne diano una prima di partire, poi sono estremamente complicato, cioè organizzarsi la vita in questo modo è estremamente complicato, non sta arrivando, potrei andare a piedi, no eccolo sta arrivando. Dunque, il primo aggiornamento è che i miei occhi si sono sgonfiati, beh. Rispetto a stamattina sono molto meno gonfi e questo conferma la mia teoria che non sia il trucco, cioè non sono allergica al trucco, sono allergica allo struccante o mi dà comunque fastidio lo struccante. Il secondo invece riguarda il famoso per chi? Integratore sperimentale, il Sivomix. La dottoressa voleva che io lo provassi perché si è rivelato utile in un caso di neoplasia per fare meno trasfusioni. Però in realtà nel mio caso specifico la mia emoglobina non ha subito alcun tipo di variazione. Però mi sta facendo bene alla pancina, mi sembra di digerire meglio. State chiedendo? Ho scelto questo posto così a caso. No, volevo sedermi, a casa mia ci sono ancora un po' di scatole, però presto non ci saranno più, stiamo lavorando per voi, chiunque abbia visto i miei precedenti vlog di quando compro il trapano, di quando sposto le cose in casa, si sarà accorto che in casa mia era piena di scatole e stiamo procedendo in maniera tutt'altro che spedita verso la riduzione di queste scatole. Aggiornamenti di oggi, sono stanca, voglio andare a dormire. Un'altra bella giornata di mare, guarda com'è coperto il cielo, che meraviglia! Anche perché in realtà non è che non c'è il sole e non c'è fresco, guarda c'è un cagnolino addormentato. Comunque, non è che non c'è il sole e c'è fresco, cioè non c'è il sole e c'è caldissimo, quindi dentro casa dove questa brezza arriva relativamente si muore, quindi... Andiamo a
andrò a vedere un altro stabilimento se i prezzi sono diversi. Scusa, sai a chi posso chiedere per un ombrellone? Per i miei amici che non vedono o che stanno guardando da un'altra parte, sappiate che questa musica è accompagnata da delle immagini di me che stendo il mio asciugamano. Dormo un po', mi riposo e poi mi metto a lavorare perché mi annoio. Io mi annoio, quindi mi metto a fare qualcosa. Scrivo qualcosa. Comunque, organizzo. Mi piace molto organizzare. Mi rilassa fare liste, organizzare, spostare cose da fare. Soprattutto spostare cose da fare. Procrastinare è una... Organizzare la procrastinazione, ecco, questa è una cosa che mi impiega tempo con grande soddisfazione, perché anche se non sto facendo qualcosa adesso, sto programmando quando la farò e poi magari non la farò. Sto tornando a casa, ho lasciato gli asciugamani al Lido, ma sono le 5 di sera e io devo ritirare la macchina, anzi in realtà la dovevo ritirare a Luna, perché ho avuto questa idea geniale quando sono uscita dalla palestra e la mia macchina era veramente sporchissima, quindi ho detto, cioè, ma la porto a lavare, cioè il lavamacchine vicino a casa, ma proprio molto vicino a casa mia. Solo che io non devo improvvisare, quando improvviso, capito? Questa cosa non era nelle liste delle cose pensate per oggi, era una cosa in più che mi è venuta così. E io ho agito spontaneamente seguendo il mio intuito. Molto male, perché non essendo nella lista delle cose già programmate, chiaramente è stata cancellata come se non fosse mai stata aggiunta da nessuna parte. E non è la prima volta che mi succede, un'altra volta sono tornata il giorno dopo a prendere la macchina. Vado a cercare la macchina parcheggiata. Da dove l'ho parcheggiata? Dal lavaggista. Quindi ora stavo montando un video e mi sono ricordata, oh, la macchina. Quindi sto andando... Ho chiaramente finito prima di montare il video, perché nei programmi era che io finissi di montare il video. E ora sto andando a ritirare la macchina. Cioè in realtà le chiavi, perché se me l'ha parcheggiata bene la lascio lì, è veramente molto vicino a casa mia. Quindi che bella idea. Eccola. Eccola qua. Non è la mia. È la mia, è proprio la mia. Ok. Secondo me si ricorda che l'altra volta non l'ho ritirata, quindi l'ha parcheggiata bene, perché ha detto questa non viene. Vabbè, no. Stavate aspettando me? Non è la mia macchina. È troppo pulita, guarda com'è lucida, vediamo quanto dura. Oh, bella. Basta, non è successo altro, sono tornata al mare e mi sono goduta un'altra po' di serata di mare, il tramonto al mare che è sempre molto bello. Thank you.
il giorno dopo ero così stanca, i ridini stancano, troppa gente, troppo rumore, bambini, sole, vento, mi stanco. Quindi il giorno dopo l'ho passato a letto a leggere. E ci sta anche così. Il giorno dopo non c'era così tanto caldo, sono riuscita a rimanere a letto a leggere tutto il giorno.